Siamo dati Gesù e Maria. Allora, ragazzi e ragazze carissime, giovani, giovani bambini e giovani giovani, come me e come i miei coetanei, poi giovani un pochino adulti, diciamo, qualche anno di più. A che domenica d'avvento siamo arrivati? Numero uno. Come? La terza. Allora, vediamo un po', cominciamo dalla parola d'ordine di questa domenica, perché dopo dobbiamo ripassare anche le parole d'ordine della prima e della seconda. Chi di voi ha capito qual è la parola d'ordine di questa terza domenica d'avvento? Tu dici luce, poi? Chi è che ha detto rallegratevi? Ripeti? Più forte. Strigliaglielo un po', che stanno tutti col muso lungo qua, vedo un giro. Tindi un po'. Rallegratevi, ve lo dico io. Oggi è la domenica della gioia. Le prime cose che ho detto, mi sono scordato, datemi un po' un foglietto della messa che mi serve. Le prime cose che abbiamo detto proprio all'inizio, l'antifona d'ingresso, è questa qui. Rallegratevi sempre nel Signore. Poi, per chi non ci sente bene, questa è una citazione di San Paolo, dice, ve lo ripeto, you understand? Listen carefully. Rallegratevi, il Signore è vicino. Quindi sapete qual è la grande notizia di questa domenica? Oi, qui che facciamo? Sapete qual è la grande notizia di questa domenica? Sapete qual è? Che noi cristiani dobbiamo avere nel mondo un segno distintivo. Sapete qual è? Qual è? Di? Gioia. Alza la mano tu. Mazza. Questi hanno fatto la prima comunione e già stanno un po' più attrezzati. La gioia. Da cosa si riconosce un cristiano? Se prega sempre? Anche. Se va a messa? Certo, anche. Se fa il bravo ragazzo? Certamente. Se fa tante opere buone? Sì. Ma sapete la cosa che riconosce? Se è sempre contento. Voi le conoscete le favole? Voi? Ve hanno letto i vostri genitori le favole quando eravate piccoli? Oppure? Sì. E come finisco? Non vanno letto le favole. Vanno letto le favole. A te no. Mamma mia, come a te no? Venite che poi ve le leggo io un po' le favole. Le favole finiscono sempre così. Come finiscono le favole? Che si dice alla fine delle favole? E vissero felici e contenti. Ma queste secondo voi sono favole? Cioè dice, beh, questa è una favola, invece... La vita è un'altra cosa, che te felici e contenti, qua la vita è un guaio, qua stiamo tutti quanti preoccupati, siamo tutti quanti tristi, siamo tutti quanti afflitti, siamo tutti quanti ancora mascherati, che qua giorno o l'altro qualcuno tira fuori qualche pistola, capito? Dice, come facciamo a essere contenti? Allora, voi incontrerete un cristiano e vi riconosceranno come cristiano se siete sempre contenti. State attenti, La seconda lettura, che da cui è tratta l'antifona d'ingresso, ha detto così, ve la leggo, Fratelli, siate sempre lieti, pure col virus? Come no? Sì, io sono contento lo stesso pure col virus, non è che mi faccia affliggere dal virus, Pure col virus, pure se ci muore qualche persona cara? Sì. E a me sono morti papà e mamma mia. Certo, non è che ho fatto la festa quando sono morti papà e mamma. Cioè, questo sarebbe da cretini, non da cristiani. Un conto è essere cristiani, un conto è essere cretini. Conoscete l'isola di Creta? Creta, no? Gli abitanti dell'isola di Creta sono cretini, d'accordo? Noi non siamo cretini, noi siamo cristiani. C'è qualche piccola differenza. Però tutto si vive nella gioia. Allora, capite cosa ci dice oggi? La liturgia di oggi. Un messaggio molto semplice. Se tu hai incontrato Gesù e Gesù è nel tuo cuore, tu sei nella gioia. Se non sei nella gioia, che cosa è successo? Che ancora Gesù nel nostro cuore o non ci sta per niente, o ci sta poco, non è detto che non ci sta per niente,
ancora pochino, ancora non abbiamo vissuto bene la vita cristiana. Oh, e adesso vediamo un po'. C'è qualcuno di voi che ha mai conosciuto un cristiano felice e contento? L'avete mai visto in giro? Una persona che si rallegra nel Signore? Che dici tu? L'avete mai visto in giro? No. Il prete, meno male. Ecco, se il prete lasciasse nel posto dove è andato l'immagine di una persona, sapete il più grande complimento che possono fare a un prete? Qual è? Sapete qual è? Ti vedo sempre felice, sorridente, non mi hai mai risposto male, non mi hai mai trattato male. Ma questo non perché il prete è, chi lo sa, che Superman, è bravo, è virtuoso. No, perché si vede che quel prete forse Gesù nel cuore ce l'ha e lo lascia. Capite? Perché se uno fa un sacco di prediche e poi sta sempre arrabbiato, incontra qualcuno e manco lo saluta, o tratta male il prossimo, ma chi ci crede a quello che dice il prete? Non ci crede nessuno, giusto? Dice, ma tu potrai pure dire che è Gesù Cristo, ma io quando ti vedo mi viene l'angoscia, mi viene capito? Come facciamo? Allora, questa era questa domenica, vediamo un po' la parola d'ordine della seconda domenica d'avvento. Chi se la ricorda? Domenica scorsa, tu? Bravo. Silenzio era un corollario. Mazza, oh, vedi? La parola d'ordine era preparatevi all'incontro col Signore. Come si fa a prepararsi all'incontro col Signore? Giovanni predica nel deserto, quindi dobbiamo imparare a fare silenzio, perché il Signore ci parla nel cuore. E la prima domenica d'avvento, perché qui capite, vedete qua, no? Oggi abbiamo acceso la terza candela, ma le altre due rimangono sempre accese, quindi non è che con la domenica successiva voltiamo pagina e le altre le buttiamo. È un cammino che piano piano è come un puzzle che dobbiamo comporre, no? La prima domenica, vi ricordate? Ve lo ridico un'altra volta come domenica scorsa. Qual era la parola d'ordine la prima domenica avvento? Potete anche dirla alla romana, eh? Sveglia, sveglia, bravi. Sveglia, cioè la vigilanza, state svegli, preparatevi e oggi rallegratevi. Poi domenica prossima sarà la quarta parola d'ordine e poi boom, e poi boom. Chi è? Che è successo? Che vuoi dire tu? Qualcosa di bello interessante? No, non vuoi dire niente di bello. Tutto chiaro? Allora, sentite un po', l'ultima cosa. Vi leggo qualche altro passaggio di questa liturgia, che è una liturgia bellissima. Chi di voi è appassionato di calcio? Alzi la mano. Non siete, mamma mia, non siete calciofili. Che fanno i calciatori quando segnano? Esultano. Esultano? Bravo, guardate, esultano, avete detto esultano? Bravi, vi leggo un pezzo della prima lettura, eppure un pezzo del Salmo responsoriale, che oggi addirittura ci viene messo il Magnificat, il canto della Madonna. Prima lettura: io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio. Cioè, capite che significa esultare nel Signore? I calciatori esultano quando segnano, no? Che significa esultare nel mio Dio? Guardate, vi dico questo qua. M'alzo la domenica mattina, dico, oggi è domenica, devo andare a messa, e vai! Capito? Se la mattina, quando la domenica mattina ti alzi, oggi è domenica, se vai a messa dici, se dici, mamma mia, mi tocca andare a messa, mamma, se no poi se Don Leonardo mi incontra, Don Leonardo ti conta per strada, non ti dice niente, d'accordo, sta tranquillo. Dice, oggi mi tocca andare a messa. Che è questo, esultare nel Signore? Se invece ti alzi e dici, oggi è domenica, vai! Ma proprio dei cuore. E poi me ne contengo perché siamo in chiesa, ma se proprio da farsi la corsa, hai visto come vanno i calciatori che cominciano a correre, zompano per aria, ognuno ha il suo modo strano, c'è Bonucci, mi pare che fa così col dito, l'ho visto qualche volta. Ogni calciatore si inventa come deve esultare, no? Sapete che bello se il nostro Signore vedesse che da domenica mattina tutti esultiamo, però io mi invento il mio modo di esultare, tu ti inventi il modo tuo e quell'altro, capite?
50 goleador, tutti contenti che è domenica. Esultare nel mio Dio. La Madonna, la vedremo meglio domenica prossima. Secondo voi la Madonna era una donna bella, felice, contenta, oppure stava sempre così? Come sta? Com'era la Madonna secondo voi? Ce l'ha detto lei, guardate il Salmo responsoriale. L'anima mia magnifica il Signore, magnifica, dice Signore mio Dio, quanto sei grande, tu sei il number one, sei il più, dicono a Roma, il numero uno. D'accordo? E poi il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. La Madonna secondo voi lo faceva e vai! Forse non proprio così, se magari ha uno spirito un po' più... Però la Madonna esultava, lo dice lei, esulta in Dio mio Salvatore. Allora, capito bene? Se non stiamo messi così, dobbiamo ancora camminare un po', ecco qua. Tempo scaduto. Se non siamo messi così, dobbiamo ancora camminare un po'. Però io vi invito, guardate, se uno incontra il Signore, si vede. Io dico sempre, sai come fai a capire se un'anima sta in grazia di Dio? Io sono un prete, eh? Basta che la guardi negli occhi 4 secondi. Al quarto secondo, perché gli occhi che stanno in grazia di Dio c'hanno dentro nascosta la luce e la gioia. Se una persona è amica del diavolo, beh, vedi subito l'occhio sbifido, l'occhio torbido, l'occhio inquieto. La persona che tu la guardi non ti fa stare tranquillo. Ok? Quindi buona gioia a tutti e auguro a tutti di trovare la gioia vera nel Signore, perché solo in Lui si trova. Noi cristiani lo sappiamo non solo perché ce l'hanno detto, ma perché lo viviamo nel cuore. Siano lodati Gesù e Maria.